se io devo dire la sintesi di quello che ho davvero imparato all'interno di questa scuola, è stato proprio riconoscere, prima di tutto, di essere nella caverna e di riconoscere di poter uscire dalla caverna. Una metodologia psicologica moderna, transpersonale, ha la capacità di comprendere cognitivamente esattamente dove siamo e di darci quelle mappe fenomenologiche per riconoscere come funziona la realtà. Come dire, io sono nella caverna e riconosco che qui c'è la luce della fiaccola, qui c'è la parete, lì c'è l'uscita, quindi so dove sono. E so anche che posso andare fuori dalla caverna. E tutta la nostra mitologia, cioè molta della nostra mitologia, ci dice: guarda, che tu lo puoi fare se tu riconosci le regolarità, sai che lì c'è la porta, da lì viene l'aria pulita, c'è qualcosa che si manifesta all'interno di questo stato di coscienza, che è quello convenzionale, e possiamo avere degli accessi per andare là. Ora, noi sappiamo che tutto è uno, quindi anche l'interno della caverna mi parla del fuori. C'è un interscambio tra interno ed esterno, c'è un interscambio tra i mondi, come dici sempre tu, Pierre, il quadrato all'interno del cerchio. Però allora, se è vero che il quadrato è all'interno del cerchio, e se è vero che questo cerchio, nella totalità del cerchio, è di difficile comprensione, se non dire impossibile, perché quello che noi possiamo cogliere, no, come dici tu, è l'implicito quando si esplica, cioè questo cerchio che, come dire, la totalità dell'essere, che al di là dello spazio-tempo è incomprensibile per il nostro hardware, noi possiamo comprendere, possiamo arrivare ai limiti di quello che si manifesta. Ma perché questo accade, ci vuole sempre un salto di coscienza nella fiducia. La fiducia è quello, la fede, la fiducia, appunto, questa comprensione che tutto viene dall'invisibile, e comportarsi come se è il modo per cui io posso allargare il mio stato di coscienza. Posso arrivare a quel pensiero integrale, no, dove io sono visto, agito e sentito dal campo. Ma perché questo accada, la tradizione ci ha dato degli strumenti, che sono degli strumenti che sono stati, come dire, dimenticati da tutto il pensiero occidentale, magari con ragione, perché sono quegli strumenti che ci hanno, come dire, la paura, o quello che può essere successo, che questi strumenti ci hanno portato verso un pensiero magico, ci hanno portato verso le proiezioni, ci hanno portato verso il dogmatismo. Però sono degli strumenti che sono stati utilizzati da tutti i popoli dell'umanità, in ogni latitudine e longitudine. Sono quegli strumenti di cui ci parlano i grandi maestri. E sono quegli strumenti che chiedono di essere reintegrati all'interno del paradigma scientifico, transpersonale o comunque occidentale. E questi strumenti sono quelli che noi facciamo in questa scuola, che sono anche la devozione e la preghiera. Cioè, la devozione e la preghiera sono quel modo in cui, quando noi arriviamo ai confini della caverna, non ci basta più sapere che queste sono le pareti, eccetera. A un certo punto dobbiamo, come dire, quello è il nostro jolly, quello è il modo in cui noi possiamo fare quel salto di coscienza. Ed è quello che è dimenticato all'interno dei paradigmi psicologici occidentali. Cioè, questo noi, come dire, transpersonali, che comprendiamo che lo sviluppo umano della coscienza porta dall'autorinnovamento fino all'autotrascendenza, allora questa trascendenza, gli strumenti sono questi, il che non vuol dire che noi dobbiamo agirli in maniera inconsapevoli, però dobbiamo riconoscere che c'è un profondo fantasma che ci impedisce di portare questo compiutamente. E quello che la scienza per forza succederà prima o poi è che questa cosa verrà reintegrata all'interno del nostro paradigma scientifico, come la meditazione, per esempio, all'interno del termine mindfulness, o come magari l'anima, potremmo chiamarla psiche o sé. Allora anche la devozione e la preghiera devono essere reintegrati, sapendo c'è quello che si fa, avendo presente degli eventuali agguati, ma è necessario che questo venga fatto. E noi qui lo facciamo, ed è importante, secondo me, che prendiamo proprio ancora più consapevolezza, perché lì c'è un altare, non è che c'è un altare a caso. Gli strumenti del sacro che vengono, che sono parte di questa cosa qui. Oppure considerare che noi come psicologi siamo anche dei sacerdoti e che abbiamo la tecnologia per lavorare con la manifestazione dell'essenza, cioè, come dire, tra l'essenza essenziale noi e il transorganismico ci sono appunto questi archetipi, che però non sono solo immagini archetipiche, sono anche quelle che gli antichi chiamavano le divinità, cioè l'eidos puro dell'archetipo. È una forma di coscienza a sé stante che appunto ci ordina. Shango, lavoriamo, ci ordina
una forma d'amore, di ordine, di giustizia. Nana, una forma di amore, di accoglienza, di sostegno, di amore incondizionato. Oshalah, che ne so, di osservazione consapevole, di osservazione non giudicante. E questo, secondo me, è molto importante che noi lo rivendichiamo all'interno di questa metodologia e ci facciamo precursori sempre di più di questa cosa.